Grazie a tutti per essere intervenuti, è un grandissimo piacere e certamente anche un onore conoscere ed avere ospite la professoressa Cinzia Susanna Berzot, poi ci spiegherà perché ha due nomi di battesimo, che merita sicuramente la ribalta come docente di storia greca e civiltà classiche alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica di Milano. È una delle massime autorità italiane in materia, prima ancora di essere la figlia del grande commissario tecnico. Ma noi che l'11 luglio ricorderemo il quarantennale della conquista della Coppa del Mondo al Mundial spagnolo, non potevamo non approfittare della sua gentilezza e la ringraziamo per la sua presenza di oggi. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io comincio un po' scherzosamente porgendo le mie scuse alla professoressa Berzot perché ho appreso di averla trascinata in una leggenda metropolitana o in quella che si chiamerebbe una fake news. Spiego molto brevemente, ma non ho colpa. Nel 2008, per festeggiare l'80° compleanno del papà, che era stato nel 2007, un piccolo editore trentino stampò un libro a più voci con dei racconti riguardanti Berzot. Si chiamava Un coro per il vecio. Io partecipai e scrissi una piccola cosa in cui immaginavo, ma era chiara che era un'immaginazione, che la figlia gli avesse messo in valigia, prima della partenza della Spagna, un volume di Quintiliano, noto pedagogo dell'antichità, che parla molto spesso del rapporto con i ragazzi, della fiducia che bisogna nutrire, eccetera. E immaginavo che la notte prima d'Italia-Argentina, roso dai dubbi, il commissario tecnico non riuscisse a dormire, prendesse questo libro che la figlia gli aveva messo in valigia e trovasse due o tre frasi che lo inducevano a scommettere su Paolo Rossi. Fine, questo libro credo che non abbia avuto nessuna diffusione, ma poi è successo che Luigi Garlando della Gazzetta ha scritto un romanzo, L'amore ai tempi di Pablito. Mi ha telefonato e mi ha detto: posso usare quell'idea della figlia che mette il libro? Ho detto: prego, usala. E lui l'ha usata. Poi nel libro La partita, bellissimo libro di Piero Trellini, dedicata a Italia-Brasile, lì veramente un po' audacemente lui usa questa idea, racconta questa cosa, ma come se fosse vera. E la professoressa mi ha detto che ogni tanto le chiedono di questa cosa, che non è mai avvenuta, ovviamente, anzi lei mi ha detto di non amare neanche Quintiliano, quindi ho proprio sbagliato, le chiedo scusa. Ciò detto, dico che, meno scherzosamente, che nel mio cuore Enzo Berzotto, naturalmente, come nel cuore di tutti gli italiani di una certa età, è un mito ed è oggetto di gratitudine infinita. Consideri che io avevo 18 anni nell'82, quindi cosa vuol dire vincere un mondiale a 18 anni è indescrivibile per un ragazzo poi di quei tempi. Devo anche dire, rispetto al 2006, che secondo me c'è una differenza fondamentale. I mondiali e gli europei valgono se contengono delle imprese. E lì noi compimmo tre imprese clamorose: Argentina, Brasile e Germania. La Polonia, due, fu abbastanza semplice, ormai eravamo lanciati. Nel 2006 l'impresa è stata solo con la Germania nella semifinale, il resto sono state partite ordinarie o brutte. Quindi io credo che una grande differenza sia proprio di valore della vittoria. Ciò detto, passo alla prima domanda, così la tengo tanto lunga. Dico solo che io per caso la seconda fase dei mondiali dell'82 l'ho vissuta in Inghilterra, quindi figuratevi cosa vuole dire essere un ragazzino italiano. Abbiamo fatto una festa per le strade di Oxford, incredibile. Comunque, ciò detto, parto dalla prima domanda così non parlo troppo e muovo da questo aspetto che ci accomuna a livelli molto diversi, che è l'amore per la classicità e che coinvolge anche papà Enzo, il quale frequentò il liceo classico a Gorizia, se ricordo bene. Ecco, le chiedo, siccome poi ho letto che lei ha donato alla Cattolica la biblioteca del papà, una parte. Ora poi le spiego, Comunque, ecco, direi che è una cosa, pensiamo ai calciatori di oggi, l'idea che si possa donare la biblioteca di un calciatore a un'università ci dà l'idea del calciatore dei tempi diversi. Ecco, le chiedo così, come se fosse un tema, Enzo Berzot e l'antico. allora, lei ha ricordato questi studi classici a Gorizia, al Collegio San Luigi, un collegio salesiano, di cui mio papà conservava un eccezionale ricordo, non solo per la formazione ricevuta, ma anche per,
così, cioè gli anni di guerra passati, no, in questo collegio, quindi è un momento abbastanza drammatico, ecco. E, è stato un ottimo studente, molti sanno che il percorso che avrebbe dovuto compiere era quello, dopo il liceo, diventare medico, di studiare medicina. E ha in effetti sempre avuto un grande interesse per la medicina e anche un discreto numero di conoscenze, diciamo la verità, insomma. E poi lui lasciò tutto per venire a fare sto provino all'Inter, che è stato ricordato prima, ovviamente contro il volere del mio nonno, che non la prese bene, però questa esperienza di diversi anni, 8 anni, perché allora si andava al ginnasio 10 anni, dopo le elementari, e sicuramente gli aveva lasciato, come dire, una grossa formazione culturale. E a lui piaceva anche la lingua, proprio greca e latina, insomma. E comunque c'erano degli autori per cui aveva una simpatia particolare, no? Uno era... Scusi, posso, sì, posso dire che forse un liceale di allora ne sa più di un laureato di oggi? Anche. Sicuramente, sicuramente, più che altro perché le richieste erano molto più elevate e c'era una selettività molto maggiore che oggi comunque noi non accetteremmo più, no? Perché abbiamo un'altra idea della scuola. E aveva una passione particolare, tutti lo sanno, per Orazio, no? Il suo poeta preferito, in particolare per Orazio, questa etica dell'accontentarsi di poco, no? Che si trova espressa molto bene nella terza satira del libro secondo, adesso spero di non sbagliare, no? Un campicello non tanto grande, con una fonte d'acqua vicino e un po' di bosco sopra. E basta così, gli dèi mi hanno dato abbastanza. Io ho in mente un ode dove dice parvo bene vivitur, no? Si vive bene di poco. Quindi questa etica dell'accontentarsi di poco che lui viveva fortemente nella sua vita, era un uomo molto sobrio, molto parco, persin troppo qualche volta direi, insomma, ecco. E sentiva questa profonda vicinanza con Orazio, però ricordo per esempio anche la passione per Cesare, no? Per il modo di raccontare di Cesare, o per Tacito, quindi per gli storici, che personalmente mi ha coinvolto di più perché io mi occupo di storia antica, quindi gli autori storici per me sono particolarmente interessanti, più di Quintiliano, di cui lei parlava prima, poverino. E se posso chiedere, la sua scelta per un certo tipo di studi è stata, diciamo, favorita dal papà? Certamente, certamente, perché a forza di sentir parlare di queste cose ovviamente ti viene curiosità, no, di affrontare questo mondo. Io ho fatto anch'io un liceo classico al Manzoni di Milano, poi avevo parecchie idee per l'università, perché avevo anche interessi scientifici, no? Mi piaceva la chimica, mi piaceva la medicina. E poi alla fine ho fatto questa scelta di lettere classiche e forse anche un po' in omaggio ad una storia familiare personale, probabilmente. Quindi approvata dal papà, sì? Sì, sì, assolutamente, no, no, assolutamente, era ben contento. Ecco, la seconda domanda, Piercarlo ha accennato alla somiglianza tra bergamaschi e friulani, gliela faccio sul Friuli e le chiedo quelle radici friulane quanto sono rimaste nell'uomo adulto, cioè per esempio... Voi in famiglia percepivate il fatto di provenire, che il papà provenisse da quella regione, sì? No, assolutamente sì, perché beh, lui intanto non si era tanto abituato a vivere lontano dal Friuli, in particolare a vivere a Milano, non era un animale metropolitano, no? E tra l'altro aveva lasciato il suo paese appunto a 10 anni e di fatto non c'era più tornato, no? Perché a 18 anni poi era venuto a Milano e quindi aveva questo profondo attaccamento, gli mancava molto, credo, insomma, il suo ambiente originario. E se questi stereotipi possono valer qualcosa, era un po' il tipico friulano, no? Testa durissima, poche parole, no? Estrema difficoltà a farsi mettere in discussione. E la mia mamma diceva che tra me e mio papà teste più dure non aveva mai viste. Effettivamente non si poteva darle torto. La mamma era milanese? La mamma era di Paderno d'Adda, appunto, sì, quindi lombarda, ma non proprio milanese. E, cosa volevo dire? Ecco, sicuramente noi sentivamo molto questo legame, anche perché tutti gli anni andavamo in Friuli. Alla casa del nonno finché il nonno è stato vivo e poi a Lignano dove
papà, volendo avere una casa in Friuli utilizzabile, insomma, aveva pensato bene di farsi casa lì, insomma, ecco. E io ci vado tuttora, anche i miei figli, insomma, ho mantenuto questo contatto. E forse si può vedere anche questa importanza di queste sue radici nel rapporto particolare che aveva, per esempio, con Dino Zoff, no? Appunto, che è stato ricordato prima. Quindi una persona con cui c'era una profonda sintonia, profonda collaborazione, che credo fosse gran parte dovuta anche alle origini friulane. Una volta mio papà, parlando di Zoff, aspetta, che Zoff ebbe quel piccolo, come dire, incidente diplomatico e si dimise dalla nazionale, no? Certo. Per una critica proveniente dal governo di allora. E il papà mi disse: io non so come si possa trattare così Zoff. Zoff non è un uomo, è un monumento vivente. No? E questo per dire questa grande affinità, insomma, si vede anche nella scelta di farlo portavoce all'epoca del silenzio stampa, no? Che è paradossale, io mi misi a ridere, Zoff dice una parola ogni 10 minuti, no? Ecco, quindi non è particolarmente comunicativo, però certamente anche quella è il segno di una... Penso di sì, penso di sì. Grazie. In una chiacchierata sulla gratitudine che suo padre aveva per il calcio, perché diceva che appunto gli aveva dato tutto, che lui avrebbe forse anche messo in giardino un monumento al pallone, se adesso non ricordo male, a un certo punto suo padre ebbe a commentare invece il fatto che i calciatori di oggi non sembrano avere questo atteggiamento di riconoscenza verso un attrezzo e uno sport che gli dà tutto e gli consente di vivere da privilegiati. Però aggiunse, è il virgolettato, non diamo tutta la colpa ai ragazzi di oggi perché siamo noi ad aver perso poco per volta la capacità di educare. Ora, siccome lei prima ha detto noi oggi abbiamo anche un'idea diversa di scuola che è inclusiva e non è selettiva, cosa pensa di questo aspetto? Abbiamo perso la capacità di educare? Se posso chiedere una cosa non calcistica, ma mi incuriosisce. Allora, e io temo di sì, però parlo per la mia generazione, non per quella del papà, no? Il quale secondo me è stato un educatore, assolutamente, sia in famiglia che con i suoi giocatori. La mia generazione ha fatto grossi danni su questo punto e le spiego perché, secondo me. Noi chiaramente abbiamo un po' sofferto la grande severità dei nostri genitori, poi parlerò anche di questo. E abbiamo preteso che i nostri figli fossero non educati e formati come si deve, ma fossero felici, no? E quindi il principio di autorità ce lo siamo messo da parte e l'abbiamo dimenticato, forse perché noi stessi non avevamo voluto accettarlo, insomma. Io avevo 13 anni nel 68, questa vicenda non è passata invano, purtroppo, insomma, ha cambiato molte cose, non credo in meglio, ecco, però ha cambiato molte cose. E adesso ho perso il filo di quello che volevo dire. No, dicevo che ha voluto renderli felici. Il risultato è che non abbiamo chiesto loro quello che era giusto chiedere, no? Mio papà diceva sempre: se tu hai un talento è doveroso farlo fruttare. Chiaramente è una posizione evangelica, no? Ricordava sempre la parabola dei talenti. E quindi bisogna chiedere a chi ce l'ha di farlo fruttare con il massimo impegno, eccetera. E noi abbiamo forse un atteggiamento diverso verso i giovani, no? Ecco, appunto, ci preoccupiamo che siano protetti, che non soffrano, che però il risultato a me pare che sia di aver creato delle generazioni molto fragili, ecco, fragili, che hanno bisogno di protezione, che non sanno affrontare le difficoltà della vita, no? I no che la vita ti dice inevitabilmente. Io quando ero ragazza un po' soffrivo la severità dei miei genitori, anche di mia mamma, non solo del papà, però devo dire che a posteriori mi hanno aiutato molto ad affrontare le difficoltà della vita, no? Quindi diciamo che con dei genitori così la tua adolescenza è un percorso formativo abbastanza tosto, no? Però poi ne vieni fuori come si deve, ecco, sì, certo. Ecco, ma noi questo non lo accettiamo più, secondo me.
Sì, sarebbe un discorso lungo e magari non voglio annoiare con questioni, diciamo, professionali la platea. La sua frase mi ha fatto venire in mente che io ho cominciato a insegnare negli anni 90 in un istituto magistrale e c'era una collega, un po' più grande di me, di quelle materie, scienze dell'educazione, eccetera. Io insegnavo latino e naturalmente ero il più severo della compagnia. E lei una volta mi disse, ma noi siamo qui per rendere felici queste ragazze. E io dicevo, no, io sono qui per insegnargli il latino. Ma no, sì. E non ci siamo molto intesi. Vabbè, comunque. Vengo un po' a lambire il tema del Mondiale 82. Una domanda proprio per entrare in famiglia. Papà Enzo prima della partenza e papà Enzo dopo il ritorno. Che ricordi conserva? Tra l'altro, a me sembra di ricordare che, adesso è una cosa spiacevole, ma che fu anche aggredito all'aeroporto di Roma da una ragazza che cercò di dargli uno schiaffo. No, fu lui che gli diede uno schiaffo. Ah, lei. Perché lei gli disse qualcosa tipo scimmione. Ah, sì, esatto. Ha tirato una sberla. Io gli dissi, papà, guarda che qui si va sotto processo e con queste cose. Beh, non erano ancora i tempi adesso. Invece no, anzi la ragazza poi si scusò. Vabbè, no, allora, papà Enzo prima nel mondiale, molto concentrato, molto, molto sereno. Perché vorrei dire questo, il papà studiava. Studiava le partite, studiava gli avversari, no? E quindi penso si ritenesse preparato. Naturalmente un po' provato dalle terribili critiche, no? che lo avevano toccato, in particolare quelle legate alla conferma del blocco juventino, no? Lui dice, tutti sanno un cuore granata, no? Diceva, a me Juventino, dicono, spero non ci siano Juventini in sala, ma ci saranno di sicuro che sono tanti. Allora, ecco, quindi certamente addolorato per queste critiche, a volte anche veramente offensive, come l'altro giorno ho sentito dire anche dalle Leoriali, insomma. Al ritorno, naturalmente contento, soddisfatto, consapevole che la vittoria era stato un risultato dei ragazzi, naturalmente, diceva però un pochino anche mio. Però, con delle reazioni molto sobrie, dicevo prima che la sobrietà, la serietà era una caratteristica fondamentale, no, di mio papà. Noi gli regalammo delle stampe con il mondo, campione del mondo, lui le appese nel suo studio e non si fece niente di particolare, insomma. Quindi, no, tutto all'insegna di questa grande semplicità, ecco, di vita. Mi scusi professoressa, io farei un salto indietro perché lei ha parlato di in famiglia, di serietà, eccetera, eccetera. Se è vero, ci può raccontare quando voi eravate più piccoli, lei e suo fratello Glauco, e papà Enzo arrivava a casa, vi svegliava, si metteva in porta e vi esortava a giocare a pallone, è vero? Dunque, a giocare a pallone no, però effettivamente è così, lui tornava a casa, la prima cosa che faceva era mettersi a giocare con noi, no? In vario modo, faceva delle scenette, faceva il buffone con noi quando eravamo piccolini, è stato un papà anche molto affettuoso, no? Ecco. Severo, un transigente, poi parliamo anche di questo, però molto affettuoso. E credo che per il rapporto con lui dobbiamo distinguere due momenti della vita, no? Perché in realtà quando andava alla nazionale, per carità, lui girava il mondo, no? Andava a vedere le partite, i giocatori, però era anche abbastanza spesso a casa. Non era stato invece spesso a casa quando giocava nel Torino. Perché noi abbiamo sempre abitato a Milano, perché mia mamma aveva la famiglia a Milano. E questo voleva dire allora venire a casa una volta alla settimana, perché si andava in ritiro il martedì, no? Si stava là fino alla domenica, no? Quindi era tutta una vita diversa quella del giocatore. E lì, insomma, forse mia mamma ha patito un pochino, ecco, il fatto di trovarsi una famiglia e due bambini da tirar grandi, insomma. Però mi scusi, sempre se non sbaglio, credo che proprio in quel periodo lì lei abbia detto che suo papà stava via tanto tempo, appunto come diceva lei, da martedì alla partita, eccetera, eccetera.
però è sempre stato un papà presente. Nel momento in cui c'era, era molto, la sua presenza era molto... Secondo me sì, ma sai, queste cose, queste valutazioni giocano tanti aspetti. Io ho sempre avuto un rapporto molto buono, ecco, e secondo me quando c'era era una presenza qualitativamente importante, che mi sembrava più importante della quantità. Poi sa, per esempio, mio fratello ha patito di più la sua mancanza, ecco, gli dipende molto anche dalle persone, ecco. Però lui, appunto, come Stefano Corsi sa, si sentiva molto in colpa, insomma, non avere sufficientemente seguito la famiglia. Ecco, io devo dire non sono d'accordo su questo. Per dare un'idea, soprattutto ai giovani che ci sono in sala, del clima che ci fu, essendo la professoressa una storica, io ho portato i documenti. Leggo un paio di stralci di prima del Mondiale dell'82. Titolo dell'articolo: l'armata Branca Zot. Questo friulano di ferro, consegnatoci da uno scherzo del destino, avendo fallito per soli 10 chilometri la nascita in territorio jugoslavo, come dire, ha perseguito sino in fondo l'ideale faustiano dell'eterna giovinezza, pretendendo di custodire tutta la squadra argentina. L'armata Branca Zot è cresciuta a immagine e somiglianza del suo ossuto condottiero, un Don Chisciotte anche per i propositi sempre frustrati dalla realtà. Questa squadra, oltre a non essere italiana, è pure antipatica. Altro articolo, che tra l'altro questo è il libro dell'amico di papà Gigi Garanzini, e è Bearzot che ha conservato ritagliandoli. Il calcio italiano avrebbe avuto il tempo per rinnovarsi, ma lo ha buttato. Siamo dove eravamo, con molti di quei giocatori ovviamente più vecchi e demotivati. La cocciuta opera di Bearzot raccoglie ora i cocci dei suoi guasti, che sono il peggio del peggio e non rappresentano le reali possibilità nazionali. Bearzot ha voluto andare sino in fondo, ovvero sino a toccarlo. Dopodiché facciamo i tre pareggi e andiamo a giocare a Barcellona. Titolo: l'Italia di Ridolini va a Barcellona. Testo: quella che prenderà domani l'aereo per Barcellona è l'Italia di Ridolini, e ciò sia detto senza offesa per il comico. Senza ricorrere all'immagine scontata del pallottoliere, Bearzot a questo punto ha il dovere di tentare qualche rimescolamento. Abbiamo già detto che ha in mano povere scartine assolutamente incapaci di sollecitare anche la più modesta ambizione. Ma ora ha il dovere di battere vie nuove per capire cosa c'è alle spalle di un gruppo di giocatori che ha definitivamente chiuso il ciclo. E 10 giorni dopo erano campioni del mondo. Finisco con una cosa che ha dell'incredibile, secondo me. Il giornale è Repubblica, che pubblica prima, perché c'era stato il primo gironcino con il Camerun, la Polonia e il Perù. Poi c'era un girone all'italiana con Argentina, Brasile e Italia. Repubblica pubblica un riquadro con le date delle partite e scrive: martedì 29 Italia-Argentina, venerdì 2 Brasile contro la perdente di Italia-Argentina, titolo del riquadro in campo martedì e venerdì. Credo che un affronto simile, non so se mi sono spiegato, sia incredibile. Ecco, volevo sapere se poi il papà aveva perdonato queste cose o se, diciamo, gli era rimasta memoria viva, diciamo. Allora, no, gli era rimasta memoria viva. In realtà lui, secondo me, ha affrontato queste cose meglio di quanto le abbiamo affrontate noi, no? In famiglia. Perché una delle caratteristiche sue era l'assoluta indifferenza per la popolarità. Non gli portava niente di avere l'appoggio della stampa, dell'opinione pubblica, no? Lui andava per la sua strada, appunto era un po' cocciuto, no? Un po' testardo. E cioè lui diceva: io se sbaglio, sbaglio in proprio, no? Non andando dietro ad altri, quindi vado avanti sulla base delle scelte che mi sembra di poter fare, insomma. Però, certo, qualche, dire, minimo di rancore verso alcuni sicuramente lo ha mantenuto. C'erano delle persone che non riteneva di poter rispettare più, no? Perché lui diceva: le critiche va bene, le offese no. E le offese ce ne sono state tante. Poi lei ha alluso anche a questioni personali che qui non voglio ricordare, però terribili accuse personali ad alcuni dei giocatori, insomma. Quindi
siamo proprio caduti molto in basso in quel contesto, insomma. D'altra parte mio papà non era simpatico, era una personalità troppo forte, insomma, quindi tutti si sentivano in diritto di trattarlo in questo modo, insomma. Volevo chiedere una cosa circa Paolo Rossi, che Bearzot ha coccolato, atteso, aspettato, protetto, difeso, finché ha poi avuto ragione lui. Ecco, volevo sapere se questi tratti di fiducia profonda, di pazienza, starei per dire anche di tenerezza, c'erano poi anche nel padre e nel nonno magari. Cioè, se abbiamo visto sullo scenario pubblico qualcosa delle doti che poi sono state anche private. Sì, sicuramente nel padre, anche se tutto sommato io vedrei prevalere la severità. Faccio un esempio sciocco, però vabbè. Io andavo benino a scuola, insomma. Un giorno arrivai a casa con la pagella, matematica 7. Apriti cielo, matematica solo 7. Ma come? Dico, ma tu puoi dare molto di più, ma come puoi pensare che io sia contenta di un 7 in matematica? Non so se mi spiego, no? Poi oggi i nostri ragazzi sono sotto pressione, capirai, insomma, ecco. Quindi prevaleva questo intento che io chiamerei formativo, no? Anche come ho detto, era sicuramente un papà affettuoso. Con i nipotini è stato diverso, perché poi lui riteneva, come dire, che con i nipoti avrebbe potuto rifarsi da quello che non aveva fatto come padre, no? Quindi è stato molto vicino ai miei figli, ho avuto 3 figli, in particolare al primo, unico maschio, insomma, con cui aveva molto feeling, si direbbe oggi, insomma. Quindi, e tutto sommato li ha seguiti, insomma, per un certo numero di anni è riuscito a seguirli, perché i miei figli sono nati tra l'84 e l'88, quindi papà era ancora relativamente giovane, insomma. Quindi direi di sì, insomma, sono le stesse caratteristiche, ecco, anche se devo dire la vicenda di Paolo Rossi è quasi commovente, ecco, perché è veramente la fiducia in una persona, nelle sue talenti, nelle sue capacità, un po' contro tutto, perché non dobbiamo pensare solo al calcio scommesse. Rossi aveva dei problemi fisici non indifferenti, per cui a fine partita l'ha distrutto, insomma, no? Ecco. E però anche su quello, ecco. Le faccio questa domanda: il fatto che un uomo come suo padre abbia, diciamo, chiuso non uno ma 2 occhi sulla vicenda del calcio scommesse, vuol dire, possiamo dedurne che fosse innocentista? Che sì, sì, no, sì, era certamente innocentista, sì, sì, lo disse sempre chiaramente, sì. Altrimenti non lo avrebbe convocato. No, allora, voi sapete che ci sono giocatori che non hanno tanto quagliato col papà, no? Uno è Roberto Mancini. Perché non ha quagliato? Perché, guardi, non ricordo più esattamente in che occasione, però durante una trasferta uscì la sera e tornò la mattina dopo. Papà non l'ha mai più convocato. Perché? Dice, non mi posso fidare di questo qui. Quindi, vuol dire, c'è una certa intransigenza in tutto questo, no? Una certa durezza, che poi veniva messa non solo in chiave negativa, come in questo caso, ma anche in chiave positiva, come è stato per Paolo Rossi, che aveva mantenuto un grande attaccamento. Io mi ricordo che partecipai con lui ad una premiazione del premio dell'USACLI, no? Unione Sportiva delle ACLI dà un premio tutti gli anni alla memoria di mio papà. E in una di queste premiazioni c'eravamo tutti e due, e il giornalista che organizzava la cosa mi chiese qual era il giocatore con cui suo papà aveva più feeling. Io dissi Paolo Rossi e lui disse no, non è vero, non è così. No? E in effetti in un certo senso era vero, perché sicuramente era Zoff, no? Ecco. Però certamente quella per Paolo Rossi fu una specie di battaglia, ecco. Battaglia vinta, ma una battaglia non facile. Ne approfitto per questa citazione di Zoff per leggere uno stralcio di un articolo molto bello che uscì in relazione ad una sua uscita pubblica. L'articolo
scrive: il patriarca Zoff ha il compito di tenere in vita l'esile filo dei rapporti con la truppa dei cronisti al tempo del silenzio stampa. Assediato nel fortino, Berzot si stringe ai suoi coyote e prepara le sfide impossibili del secondo turno. Lei disse: non è mai stato un diplomatico, uno che mediava, diceva tutto quello che pensava e per questo non andava d'accordo con i dirigenti della federazione. Accettò controvoglia qualche incarico di rappresentanza, ma presto rilasciò, scegliendo di diventare un nonno meraviglioso che ha colmato d'affetto i miei tre figli. Quando morì nel dicembre del 2010, il calciatore e dirigente federale Bruno Conti disse solo: ciao papà. Quel giorno sulla tomba paterno d'Adda apparve una corona ancora oggi anonima, diceva, da uno dei tuoi ragazzi dell'82. Cerchiamo di non piangere. Allora faccio una domanda a Mino. Però ho visto una intervista molto bella del suo papà a Mixer di Giovanni Minoli pre-mondiale dell'82. Era molto elegante, molto tranquillo, lei ha detto che era sereno prima di partire, molto convinto delle sue idee. Tra l'altro Minoli lo incalzò su Beccalossi e Pruzzo, che erano i due... Lo sa che uno degli amministrativi della Cattolica mi levò il saluto per Beccalossi. Quando lo incontravo nei chiossi si girava di là, per dire. Ma poi penso come oggi, questioni di geopolitica, Pruzzo era il centravanti della Roma e quindi sembrava una scelta nordista contro la squadra del centro. Chiaro. Comunque in quell'intervista chiesero a suo padre quale riteneva fosse la sua maggior virtù e lui rispose: la sopportazione. È ben strana come virtù, anche se Omero ci insegna che il cuore umano è il tempio della sopportazione. Lei riconosce il papà in questa risposta? Allora, fino ad un certo punto, no, nel senso che sicuramente era capace di affrontare le difficoltà della vita, no? Senza lasciarsene travolgere. No? Lui diceva sempre una cosa che mi ha colpito moltissimo, sempre, quando c'era qualche problema in famiglia, abbiamo una certa tendenza a drammatizzare. No? Mi diceva: ma Cinzia, ma cosa vuoi che sia in confronto all'eternità? E io ho trovato questa frase sempre molto saggia, no? Cioè un modo per ridimensionare le cose, dare il giusto peso alle cose, no? E questo credo che abbia a che fare con questa sopportazione di cui lui si vantava in qualche modo. Dopodiché nella vita di tutti i giorni, non me lo ricordo sempre così paziente, perché comunque saltava facilmente la mosca al naso, non era una persona, non voglio essere agiografica, non era una persona facile. Poi uno poteva andarci più d'accordo di un altro, io ci sono andata d'accordo, però non era una persona facile. Bisogna dire anche questo. Certo. Rileggendo vario materiale su Enzo Berzot, devo dire che io ho provato nostalgia per un certo tipo umano. Vi leggo due sue posizioni. Sul calcio diceva di essere avverso al tifo e alla faziosità. Secondo lui bisognava andare allo stadio, guardare il gioco e essere contenti se a giocare meglio era la propria squadra, altrimenti riconoscere che era stata l'altra, ma senza trascendere nella faziosità che invece conosciamo e che ha dei risvolti incredibili. Io cito questo piccolo episodio: una volta ero allo stadio qui a Bergamo, io non abito a Bergamo ma sono atalantino, tiro di un atalantino da fuori, parata del portiere Frey della Fiorentina, ma tranquillissima, la prende accovacciato, un mio vicino comincia a gridare: Francesco de merda. Cosa potesse essere, che ragione ci potesse essere? Va bene. È la pancia che parla in questi casi. Seconda cosa, mi pare che gli avessero, dopo la fine della carriera, più volte proposto di entrare in politica e che lui fosse stato tentato dall'idea di difendere la terra friulana, di rappresentare perlomeno la terra friulana, però diceva
che non avrebbe mai potuto fare politica perché non gli sarebbe piaciuto dover votare per partito preso. Proprio faccio l'esempio, se io sono all'opposizione e la maggioranza propone una legge buona, dover votare contro per ordine di scuderia sarebbe stato per me inaccettabile. Ecco, e mi sembra che un personaggio simile oggi meriterebbe l'aggettivazione di meravigliosamente inattuale. Lei concorda con queste idee? Allora, sulla questione della politica, sicuramente non era una persona adatta al mondo della politica, proprio per l'intransigenza, no? L'incapacità di scendere a compromessi. Si voglia o no, la politica richiede di scendere a compromessi, se no non si combina nulla, no? Ecco. Quindi sicuramente fece bene a lasciar perdere, perché anch'io non l'avrei visto, insomma, in questo tipo di attività. Per quanto riguarda il tifo, certamente aveva un tale amore, una tale passione per il calcio che non amava certo le faziosità. Poi diceva anche un'altra cosa interessante e simpatica, la palla è rotonda, quindi tu puoi giocare bene, puoi impegnarti al massimo, qualche volta va male lo stesso, no? E quindi di questo bisogna essere consapevoli. Dunque, come sempre perdo il filo quando... stavamo dicendo, sì. Ah, ecco, sì, allora, indubbiamente sì, e questa inattualità si è vista proprio dopo l'86, no? Dopo le dimissioni, dopo il Messico, quando gli furono affidati alcuni di quegli incarichi che lei ha gentilmente ricordato. E chiaramente non era più adatto neanche a quelli, perché il mondo del calcio non era il mondo che aveva conosciuto lui, no? Era un mondo ormai... meno lui diceva, dove giravano troppi soldi, dove gli atleti avevano una vita del tutto, come dire, indisciplinata, no? Quindi, come dire, era tutto il contrario di quello che lui riteneva, no? Cioè, pensavo, un giocatore fare, non dico una vita monacale, ma quasi, insomma, ecco, per conservare quelli che erano i suoi talenti. Non era più il suo mondo, insomma. Quindi diciamo che è diventato inattuale molto presto. Sì, 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 sì. Era un uomo d'altri tempi, non c'è dubbio. Sì, io mi ricordo la sua indignazione quando i tifosi dell'Italia fischiarono gli inni nazionali. È una cosa che era successa a San Siro, era successa anche a Napoli quando giocò l'Argentina di Maradona, e lui si indignò molto per questa cosa. Sì, è vero. È vero, lui aveva avuto una formazione che lo portava ad avere un certo patriottismo, no? E questo però naturalmente valeva per tutti, non soltanto per l'Italia, no? E quindi lui riteneva una grave forma di mancanza di rispetto questo modo di comportarsi, no? Fa parte di quella faziosità di cui lei parlava prima, insomma. Ecco, sì, effettivamente proprio di indignazione si deve parlare. Volevo ringraziarle di aver ricordato Gigi Peronace, grande amico Gigi Peronace, molto vicino al papà, e io ricorderei anche un'altra persona del Giro Federazione, Guido Vantaggiato. Ecco, persone che sono state molto vicine, sono persone che hanno avuto una certa importanza nel successo di quegli anni, no? Perché, l'ha detto qualcuno in questi giorni, era un gruppo, ma era un gruppo anche col medico, i massaggiatori, no? Cioè, tutti, non soltanto i giocatori e l'allenatore, no? C'era una fortissima motivazione che si esprime nel modo migliore in quei giocatori che sono andati là e non hanno mai giocato un minuto, e però si sono sempre sentiti parte di questa avventura, no? E questo è bello, insomma. Scusate. Dal pubblico è stata ricordata la seraficità e sportività di Enzo Bearzot dopo la sconfitta di Napoli contro la Svezia con la doppietta di Stromberg, e poi è stato chiesto un parere alla professoressa sul lavoro di Federico Buffa relativo ai mondiali dell'82. Allora, questo lavoro, ripeto, io lo conosco per il fatto che ho collaborato. Non ho avuto ancora modo di vederlo. Mi hanno invitato alla presentazione che dovrebbe essere... No, che era il 15 giugno, sì, a Taormina. Io non sono potuta andare, vabbè, per una questione sanitaria che non sto a spiegare, insomma, ecco, ma io non ho una grandissima salute, quindi insomma, devo stare un po' dietro queste cose.
L'ha vista mia figlia, la mia terza figlia, che ha sposato un giornalista sportivo ticinese, quindi loro l'hanno vista, e mi ha detto che è molto bello, che è molto bello. Ho detto, guarda, lo devi vedere, piangerai. Ecco, penso che... Molto emozionante. Ecco. Due domande dal pubblico. Se Enzo Bearzot ha mai vacillato circa l'onestà di Paolo Rossi, posta da un ragazzo dei tempi che aveva la figurina di Paolo Rossi sulla porta della cameretta. E poi una domanda circa i rapporti tra Enzo Bearzot e il presidente federale Sordillo. Allora, per quanto riguarda la prima cosa, a me non risulta che abbia mai vacillato. Non era tipo da vacillare, cioè nel senso che le sue opinioni, le sue scelte le maturava con molta pazienza, riflessione, e quindi una volta che le aveva adottate, ecco, difficilmente vacillava, insomma. Io ho detto oggi, in un certo momento non si lasciava tanto mettere in discussione, questo certamente può essere un limite, però è anche una qualità, no? Vado avanti per la mia strada, mi andrà male, mi giudicheranno, no? Ecco. Poi a suo modo era anche molto umile, no? Io ricordo sempre che lui fece per molti anni l'osservatore per la federazione, no? E aveva conservato questa abitudine di andare a vedere le partite, i giocatori, poi stendeva delle relazioni che faceva correggere a me, che ero allora una ragazzina di 14 anni. Io dicevo, papà, ma ti sembra il caso? Sei più fresca di studi, mi diceva. No? Quindi aveva anche una sua umiltà. Per quanto riguarda Sordillo, la domanda è un po' imbarazzante. Certo, non è mai corso gran buon sangue, insomma. È vero, lui non si era sentito sostenuto, perché da Sordillo erano venute delle critiche che si poteva risparmiare data la sua posizione, insomma. Poi era libero di pensare come credeva, quindi sì, in effetti. Lui diceva sempre che la federazione era un ambiente molto difficile. Stento a crederlo. Due domande ancora dal pubblico, una sul rapporto tra Enzo Bearzot e la fede, visto che si è accennato all'eternità, e la seconda sulla differenza quasi ormai antropologica tra gli italiani di un secolo fa, perché avrebbe 95 anni oggi, mi pare, e gli italiani di oggi, posta da un ragazzo giovane. Allora, la prima cosa, ringrazio della domanda, un aspetto significativo. Allora, papà aveva una solida formazione cattolica, ovviamente acquisita a questo collegio salesiano dove aveva studiato, ed era credente. Era anche uno che si interrogava molto, noi abbiamo parlato molto, io e lui, di queste cose, insomma, ed era uno che in ogni caso aveva fortemente presente i valori evangelici. Faceva il possibile per metterli in pratica, poi siamo tutti incoerenti, ovviamente tutti peccatori, insomma. Però ricordava spesso frasi del Vangelo, in latino, perché allora si conoscevano in latino. E quindi direi che questo era un aspetto molto, molto, come dire, che era molto penetrato in lui, ecco, molto penetrato in lui. Cioè era proprio un esempio classico di educazione cattolica che era entrata profondamente nel suo io, ecco, nella sua personalità. Per quanto riguarda l'altra cosa, non so cosa potrei aggiungere. Certamente mi hanno chiesto in questi giorni che cosa le ha insegnato suo padre, no? E io ho cominciato con un elenco, non finivo più, no? Perché cosa mi ha insegnato? L'etica del lavoro, no? La collaborazione, la solidarietà, l'onestà, la coerenza, l'importanza della famiglia. Possiamo andare avanti per mezz'ora, no? Ecco, quello che io vedo di più caratteristico in lui è credere in certi valori e fare il possibile per portarli avanti, insomma. E infatti quel gruppo lì di cui stiamo parlando, dell'82, era un gruppo in cui questi aspetti si era riusciti a metterli in pratica. Non so, è stato detto anche per Mancini vincitore degli europei, no? E forse in parte c'è qualcosa di vero anche in questo, insomma. Però certo era un altro calcio, no? Allora, lei ha detto non siamo andati ai mondiali per due volte, ma il calcio italiano non è più quello di una volta, no? Come tutti sanno, abbiamo tanti stranieri nelle nostre squadre, questo blocca un po' lo sviluppo del vivaio italiano, e a livello internazionale purtroppo questo lo si vede a livello della nazionale,
lo si vede anche a livello di Champions League, di Europa League, eccetera. Io non voglio parlare di calcio perché non è il mio campo, diciamo, però io mi ricordo che il papà insisteva su questo aspetto, no? Sul fatto che il calcio italiano rischiava di non avere più una sua identità. Ecco. E un po' secondo me stiamo un po' verificando questo. Non so se ho risposto alla sua domanda. Ho due cose che proprio mi sulla punta della lingua. La prima è un nome che non è saltato fuori, se c'è qualcosa che può dire, di Gaetano Scirea. E la seconda le vorrei chiedere questa cosa. Era un uomo di fede, io pensavo l'altro giorno, non so, no, lei per lavoro non ha queste, non le può capitare, ma a me capita, se lei fa un riferimento alla religione in una classe, non sanno niente, ma neanche cos'è la predica. E un ragazzino di prima quest'anno mi ha detto che nel Vangelo c'è la storia della Chiesa. Ok. Ecco, io mi chiedevo, e lo chiedo a lei per avere un parere, non pagheremo il conto anche di questo? Cioè, secondo me c'è stato un crollo. Un amico di Zogno mi ha fatto vedere qualche giorno fa una foto di un congresso eucaristico del 52, c'era la piazza strapiena, oggi un congresso eucaristico, non so se andrebbe il parroco. Ecco, secondo lei non paghiamo un po' il conto anche di questo neopaganesimo che è esploso così in queste generazioni? Io penso che certamente sia così, perché purtroppo al di là delle considerazioni che uno può fare sulla fede in Dio, in Gesù Cristo, eccetera, quello che è certo, a mio parere, è che se vivi da cristiano vivi meglio, no? Si vive meglio vivendo con i valori cristiani. Questi valori non vengono più proposti, ma purtroppo non viene più proposta nemmeno una alfabetizzazione religiosa, no? Io vedo i miei nipoti, ho molti nipoti, i miei nipotini che vanno al catechismo, il catechismo è tutto impostato su bisogna volersi bene, amare il prossimo, la carità. Chiedigli chi è Dio, no? Perché naturalmente il catechismo che abbiamo usato noi di Pio X non si può più usare perché è ripetitivo, eccetera, eccetera. Il problema è che non è stato sostituito da nulla. Quindi secondo me pagheremo un conto molto alto, magari non solo a livello etico, anche a livello culturale, perché oggi noi vediamo arrivare all'università dei ragazzi che non sono in grado di distinguere una deposizione dalla croce, una crocifissione, cioè tutto quello che fa la nostra storia dell'arte, gran parte della nostra storia dell'arte, no? Perché manca un'alfabetizzazione religiosa. Non c'è nessuna conoscenza della Bibbia, per cui anche qui la storia dell'arte, voglio dire, quanto c'è della Bibbia, insomma, quanto della letteratura, no? Ha bisogno di questa alfabetizzazione religiosa. Questo si sta perdendo tragicamente. Quindi è un problema che ha molte facce, secondo me. Adesso poi non voglio annoiare, però racconto un episodio che secondo me è stato significativo. Io ho avuto un'alunna a lezione che aveva perduto la mamma alle elementari e il papà alle medie. Lei era in prima superiore ed era ovviamente in una difficoltà totale. Deve fare una versione di greco e non mi ricordo che passo del Vangelo era, ma comincia con i sommi sacerdoti e gli scribi. Lei prende il dizionario e traduce due cose folli, tipo i grandi sacerdoti e i segretari. E io le dico, ma Ilaria, ma non sai che nel Vangelo ci sono i sommi sacerdoti e gli scribi? E lei dice, no. E io le ho detto, ma tu non mi hai aperto il Vangelo? Lei ha detto, no. E io avrei voluto dirle, ma con quel che ti è capitato, dove trovi un sostegno? Questi non sanno chi è il buon samaritano, non sanno chi è il figlio il prodigo, che poi siamo tutti peccatori, è verissimo. Però per noi erano dei punti di riferimento, erano dei paradigmi di comportamento. Uno di questi studenti che aveva avanti una deposizione e non sapeva cos'era, ha detto, ma sai, io ho avuto un'educazione laica. No, non ha avuto un'educazione, perché qui non si tratta di essere laici o cattolici, insomma, ecco. Certo, tutto ciò è molto preoccupante, però insomma, qui apriamo un discorso. Sì, no. Quando ho incontrato una volta solo suo padre, quando uscì quel libro, andammo con Garanzini in una trattoria di Milano e lui ce l'aveva a morte con lo slogan Life is now, che era dominante, allora c'era una pubblicità di telefonia forse. Poi lui diceva la vita non è adesso, la vita è stata anche prima. Due domande ancora dal pubblico. La prima è sull'influenza possibile del triestino Nereo Rocco anche per la gestione del gruppo su papà Enzo. E la seconda invece se dopo il ritiro Enzo Berzotta ha mai ravvisato qualche tecnico nel quale si potesse almeno parzialmente riconoscere. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, sicuramente Nereo Rocco ha avuto una grande importanza. È tra l'altro tra i pochissimi personaggi del calcio che entrasse in casa nostra.
perché papà non voleva assolutamente che la famiglia fosse coinvolta nella vita professionale. Diceva che provocava un'esposizione pericolosa, insomma, lo riteneva così, insomma. E effettivamente Rocco è stato sicuramente un modello, lui lo ricordava con grandissimo affetto, ecco, questo senz'altro. Per quanto riguarda la seconda domanda, io non so se lo dicesse lui, ecco, io se devo vedere qualche traccia, ecco, della visione di mio papà, io ricorderei due persone, però ripeto, non, un parere mio non è un parere suo, io lui non l'ho mai sentito dire, uno è proprio Emiliano Mondonico, di cui lei ha parlato prima, e l'altro è Prandelli. Prandelli. Sono due grandi amici. Dal pubblico chiedono qualche brano della stampa che sale sul carro del vincitore e poi se l'amministrativo della Cattolica ha reso il saluto dopo il Mondiale. Se la rispondo prima io perché faccio prima. Dunque no, non solo non mi ha restituito un saluto, ma dopo molti molti anni, quando avevamo occasione di trovarci, insomma, perché insomma, dopo tutto si lavorava insieme, eccetera, mi disse, guardi, sa cosa le dico? Che suo padre ha rovinato la carriera a Beccalossi. Quindi aveva un terribile rancore, no? Ancora, terribile rancore. Che tutto sommato non so spiegare, perché anche di fronte all'evidenza, no, del risultato. Ma insomma, comunque, ognuno di noi ha il suo modo di pensare. Adesso lascio a Stefano Corsi, che sicuramente ci legge delle cose interessanti. Sto sfogliando, ma non so se è questo bellissimo libro. Questo è il libro di Vittorio Sermonti, Dov'è la vittoria, che raccoglie tutte, è una rassegna stampa dei giorni del Mondiale. Bellissimo, ma adesso... Dal pubblico viene chiesto quale personaggio della classicità greca la professoressa Berzot accosterebbe al proprio padre. Dunque, non è una domanda facilissima. Lei ha ragione su Plutarco, perché Plutarco era fortemente moralista e quindi probabilmente un personaggio come mio padre gli sarebbe anche piaciuto. Dunque, individuare un personaggio, non lo so, è difficile in questo momento, ma bisognerebbe pensarci un pochino, però sicuramente penserei ad uno stratego ateniese, penserei a un militare, no? Quindi in qualche modo ad un condottiero, no? Ad uno che guidava degli uomini, perché questa era, secondo me, la caratteristica principale, no? Il fatto di saper guidare delle persone. Dal pubblico chiedono se c'è mai stato un rapporto con l'ex CT Pozzo e poi se c'è stato un rapporto anche precedente con il presidente Pertini e se durante il Mondiale lui telefonava a casa. Allora, io non vivevo già più in casa nell'82, ero sposata, quindi mi è difficile rispondere a questo. Io credo che telefonasse a mia madre parcamente, perché lui voleva essere lasciato in pace, no? In fondo, in qualche modo, anche il silenzio stampa voleva dire lasciateci lavorare in pace, no? Sostanzialmente. E quindi forse l'eventuale ansia della mamma così non poteva aiutarlo molto, quindi sicuramente ha chiamato, ma parcamente, ecco, e senza darci dei particolari, insomma. E adesso Vittorio Pozzo, guardi, io non lo so se abbia mai conosciuto Vittorio Pozzo, non so nemmeno se la cronologia funziona adesso. Quindi in teoria sarebbe stato possibile, però nel 68 certo mio papà aveva una quarantina d'anni, quindi era proprio all'inizio della carriera di allenatore, quindi io non credo, insomma. E poi la prima domanda che ha Pertini. Allora, niente, con Pertini scattò una grande simpatia umana, questo è evidente, no? Ebbero, credo, occasioni di rincontrarsi e ci furono degli episodi simpatici, tipo i regali di tutta una serie di pipe, no? Perché come sapete papà all'epoca fumava la pipa. È simpatica anche questa storia della pipa, perché lui cominciò a fumare la pipa perché era un fumatore terribile, no? E quindi per cercare di diminuire. Risultato che alla fine fumava tutte e due, la pipa e le sigarette, no?
E comunque arrivavano, insomma, periodicamente da Pertini queste pipe che io conservo gelosamente. Ma soprattutto ci fu una cosa carina: mio papà ebbe la cittadinanza onoraria di un piccolo paese del Cadore, Auronzo, dove noi da una vita andiamo in vacanza. E quando gli fu data la cittadinanza onoraria, arrivò una lettera di Pertini che diceva: caro sindaco, lei ha firmato l'amico Berzotta, adesso firmo anch'io. No? Quindi in qualche modo sì, in qualche modo ebbero occasione di interloquire, di essere vicini anche in seguito, insomma. Poi Pertini era molto anziano comunque. E parlando di Pertini, non possiamo non ricordare quella iconica partita a carte sull'aereo. E io non ho mai potuto fare a meno di notare che suo papà giocava in coppia con Causio, mentre invece Pertini giocava con Zoff. E Zoff lì è stato veramente, secondo me, un gigante, perché Pertini, che non ne imbroccava una, aveva anche il coraggio di incazzarsi con Zoff accusandolo di aver sbagliato la carta. E Zoff, da friulano e rispettoso dello stato mentale del nostro Presidente della Repubblica, non ha mai detto bah. Se lo ricordo anche lei? Sì, me lo ricordo anch'io, e mi ricordo anche che Pertini accusava mio papà di barare durante la partita, insomma. Fantastico. Però sempre una cosa così scherzosa, naturalmente. Sì. Ho trovato tre titoli del post-vittoria. Sulla via dell'umiltà è arrivata la gloria. Un grande successo anche per il marchio Made in Italy, una lezione dal Mundial: aver fiducia in se stessi. Meglio di così. Certo, comunque questo libro è veramente consigliabile, insomma, ancora oggi. Chiedono che tipo di attacchi a livello personale ci siano stati durante il Mundial spagnolo, tanto da sollecitare i giocatori a mettere in atto il silenzio stampa. Se vuole rispondere la professoressa lo fa, altrimenti la tolgo io dall'imbarazzo e te lo dico io. Allora, perché è un imbarazzo effettivamente. Sono usciti la bellezza di due articoli su due quotidiani diversi, in cui praticamente si prospettava che Cabrini e Rossi avessero un rapporto omosessuale, per cui questa fu in realtà la chiave vera che fece scattare il silenzio stampa, perché, come giustamente diceva la professoressa Berzot prima, tu mi puoi anche attaccare dal punto di vista tattico, tecnico, di scelte di giocatori, eccetera, eccetera, ma se arrivi a toccarmi, tra parentesi, in maniera del tutto ingiustificata, questioni così intime e così personali, allora noi non ci stiamo più, ed è stata la scelta dei giocatori. Sì, sì, alludevo a quello prima, insomma, però per esempio anche tutti gli attacchi, un pochino, ne abbiamo sentito parlare prima, mio papà ignorante, scimmione, una faccia da deficiente, perché queste cose sono state scritte. È paradossale per un uomo come lui, che nel mondo del calcio era più un unicum, no? Che non una rarità, non proprio un unicum. Lui diceva: no, ce n'è uno che è più colto di me, che è Fulvio Bernardini. Che era laureato. Laureato in economia, sì. Sì, sì. Però insomma anche queste erano cose veramente paradossali, inaccettabili, no? Io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio la professoressa, è stata così paziente e direi anche esauriente, ci ha raccontato tantissimo e credo in maniera piacevolissima, quindi grazie di cuore. A voi. Allora, da parte mia ringrazio anche Domus Orobica nella persona di Dario Macconi e alle Radici della Comunità, che ci ha invitato per questo pomeriggio. E per quanto riguarda la professoressa Berzot,
Io ho soltanto una parola, grazie dal profondo del cuore. No, grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi dell'ascolto, dell'invito e dell'ascolto.